Io vorrei dire che forse anche tu vorresti dire la tua. Noi tutti vorremmo parlare. Adesso possiamo farlo. Diciamolo in coro. Il nuovo appuntamento televisivo di Cristian Alaimo e Angela Scardina per dare voce al popolo. Partecipa anche tu a questo grande evento televisivo che darà voce a tutti. Diciamolo in coro, perché prevalga sempre il diritto di parola. Amici di Diciamolo in Coro, buonasera, ben ritrovati a questa nuovissima edizione di Diciamolo in Coro. Scusate il gioco di parole, ma qua noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, insomma, un pochettino, che commento passa questo. Intanto ben ritrovati, calorosissimo pubblico, affezionatissimo come sempre. Che dire, intanto spero che abbiate passato bene delle vacanze, tra virgolette, serene, anche se il Covid ancora oggi è presente nelle nostre vite. Stasera parleremo anche di Covid, ma non solo, e parleremo anche di alcune situazioni comunque molto fastidiose che stiamo vivendo. Intanto è il voto del 21 settembre, che in qualche modo molti di voi sono preoccupati, e io insieme a voi. Io intanto vorrei invitare a condividere la diretta e scriverci in diretta, chiamare in diretta. Qua sopra c'è un numero 091 555 8493, laddove volete mettervi in gioco, volete dire la vostra, volete dare la vostra opinione, fatevi sentire, fate vedere che l'Italia c'è. Quindi chiamate o scrivete, i vostri commenti verranno messi in sovraimpressione. Intanto vorrei dare un caloroso abbraccio, un applauso virtuale alla mia amica, compagna di viaggio, nonché la regina di questa trasmissione, Angela Scardina. Buonasera a tutti, ciao Angela, Cristian. Buonasera. Buonasera agli spettatori, buonasera a tutti. Ciao tesoro, ben ritrovata grazie. In questa trasmissione, scusate, ho un pelosetto in casa. Si sente, penso che si sente, perché sì. Voi dovete sapere, il bello della diretta, sapete qual è? Che un momento prima della diretta non succede nulla, e il momento che la diretta inizia succede di tutto. Questo è il bello della diretta, ecco, soprattutto nelle mie dirette ormai sono abituato, che comunque attira e chissà. Allora Angela, intanto nuova stagione, siamo collegati in questo momento sui circuiti regionali di Video Sicilia canale 93 in TV in tutta la Sicilia e soprattutto isole comprese, quindi da Messina a Trapani ci stanno seguendo, e quindi ringrazio il popolo di Video Sicilia che in questo momento in maniera colorosa ci sta seguendo proprio tramite la TV, ma anche gli amici di Facebook, soprattutto Facebook, perché questa trasmissione è nata proprio su Facebook e oggi è diventata una trasmissione comunque televisiva. Quindi grazie, grazie veramente col cuore. Angela, io farei entrare l'ospite di questa sera e vorrei salutare il nostro avvocato, l'avvocato Camilla Arnone, che in qualche modo stasera non è presente, o perlomeno se non riesce a collegarsi perché è in ferie, è fuori Palermo, se non riesce a collegarsi comunque cercherà di chiamare, quindi o chiama o si collega, comunque l'avremo in nostra presenza. Intanto facciamo entrare lui, il nostro medico, il nostro psicologo, colui che ci delucida delle informazioni importantissime e che ci fa capire meglio quello che stiamo vivendo. Quindi diamo il benvenuto al dottor Manfredi Campanella e grazie per il suo la sua presenza. Manfredi, buonasera. Grazie a voi, buonasera Angela, ben trovata. Buonasera Cristian, ben trovato. Manfredi, allora diciamo nuova stagione, adesso abbiamo un pubblico un po' più ampio, adesso abbiamo anche il pubblico di Video Sicilia in tutta la Sicilia, quindi comunque oltre agli amici internauti, oltre il web, oltre Facebook, oltre YouTube, oltre Periscope e Twitter, perché io comunque siamo su tutti i canali social, abbiamo anche il canale 93. Manfredi, proprio su canale 93 volevo iniziare questa puntata, perché in realtà quello che sta succedendo adesso, dubitiamo del Covid, c'è, non c'è. Io, Manfredi, se devo dirti la verità, ho sempre sostenuto che il Covid c'è,
perché ragazzi il Covid c'è, perché la gente è morta, mo che non è morto un nostro parente, un nostro amico, dobbiamo ringraziare Dio, che è stato certo. miracolato, ma la gente che ha perso il papà e la mamma e il figlio per Covid ci sono, ragazzi, eh? Lei, Manfredi, dottore, lei dal punto di vista psicologico che effetti sta vedendo tramite il problema Covid? Come la vede la gente? La vede spaventata? La vede tranquilla? Qual è la sua sensazione? Bene, la gente secondo me è tutta spaventata, soltanto che la paura fa Manfredi? Sì, ti sento? Mi senti? Sì. Dico, la gente secondo me è tutta spaventata, soltanto sì, che sì. ha modi di reagire alla paura. Io credo che molti negazionisti, coloro i quali negano che ci sia il Covid, siccome spaventati in maniera inconscia, utilizzano quel meccanismo di difesa che si chiama appunto negazione o diniego. Letteralmente negare sino al parossismo l'esistenza di qualcosa di brutto e addirittura in maniera paranoica pensare che adesso il nostro governo non è più un governo democratico, ma è un governo che in verità ci prende in giro o sta diventando un governo come totalitario. E questo fa sì che gli altri, come noi, che invece dicono, beh, ragazzi, dati alla mano, la gente muore, la gente si ammala in tutto il mondo, perché negate questo? La paura di chi come me, ovviamente, indossa la mascherina, indossa comunque un presidio medico quando va al supermercato, quando ora si andrà a scuola, insomma, ovunque ci sia della gente, è giusto utilizzare la mascherina. Sì, io oggi ho paura per me, per i miei genitori, per mio figlio, per mia moglie, per i miei cari, per i miei amici, però vivo la vita comunque nel qui e ora. Mi lavo le mani spesso, evito di abbracciare qualcuno o baciarlo. Insomma, una educazione e il rispetto. Educazione civica, Manfredi, educazione civica. Sì, sì. E questo mi porta a essere consapevole che la verità sta sempre nel mezzo. Avere un equilibrio psicologico significa non vedere il complottista come il male assoluto, ma neanche vedere il governo come il male assoluto. Quindi avere sempre un giusto equilibrio tra le cose e vivere con le persone senza dover mettere alla porta qualcuno, accettando il punto di vista di tutti, però cercando anche di fare in modo che questa paura, che poi diventa quel meccanismo di difesa della negazione, del diniego, possa essere affrontato invitando le persone a confrontarsi negli studi di noi psicologi, perché noi, lo ribadiamo sempre, siamo i professionisti dell'ascolto, di un ascolto attivo che può dare alle persone la sensazione, per una volta, di sentirsi veramente accolti e ascoltati e supportati. Però, dottore, c'è da dire anche che comunque ormai siamo spaesati veramente, perché qua secondo me chi ha sbagliato al 100% è l'informazione. L'informazione mediatica, Manfredi, ha fatto veramente molto danno, anche perché tra fake news e informazioni date in maniera velata e informazioni date in maniera scorretta, perché non dimentichiamo che sono state delle trasmissioni di punta su canali nazionali dove il giorno prima dicono non avete paura, dovete uscire, andate al ristorante, e 24 ore dopo dicevano non uscite, mettete la mascherina, non vi muovete. Quindi comunque la gente un pochettino è stata massacrata mediaticamente, giusto? Ora c'è un problema, dottore, che ho notato, avendo anch'io due ragazze che vanno a scuola, ho notato una grande fobia tra i genitori. Perché intanto la scelta del ministro Azzolina, devo dire che è stato per me un cabaret di pasticcini, va bene, ma è stato un cabaret, perché il ministro Azzolina, se devo dire la mia, da cittadino italiano, intanto io non vorrei che lei fosse messa lì a fare il lavoro che fa. Punto primo, perché se deve decidere della vita di mia figlia, non voglio che sia una persona con quei modi di fare e di dire.
perché io non la ritengo né professionalmente neanche moralmente, perché una persona che con molta freddezza dice va bene bambini, devo stare con la mascherina per 6 ore, sappiamo bene che è un problema. I genitori hanno paura, ecco Maria Costanza che scrive: è mia figlia che deve andare a scuola, un punto interrogativo che però qua non viene. E sempre lei dice, durante la ricreazione chiedo di mettere la mascherina. Ora, come si mangia? La ricreazione sappiamo tutti che è un momento comunque dove l'infanto, comunque il bambino, il ragazzo che va a scuola mangia, ok? Nel momento in cui deve stare con la mascherina durante la ricreazione, dico Manfredi, c'è qualcosa che non va. Questo ministro, secondo me, o gli scrive testi qualcuno e le legge senza capire quello che sta leggendo, o veramente c'è un problema di fondo, Perché è la stessa problema... cosa di quando abbiamo avuto il ministro della sanità che aveva un diploma di scuola superiore, doveva dire a me cittadino direi fare il vaccino perché il marito vendeva vaccini. Manfredi, c'è forse un conflitto di interesse? Non si è capito. Ci sono conflitti di interesse e soprattutto c'è una grande confusione studiata a tavolino. Questo non è stato il governo delle certezze, questo è stato il governo a livello nazionale, mediatico e social, il governo delle continue incoerenze e incongruenze, dei conflitti tra virologi, tra politici, tra medici, tutti possono dire anche i negazionisti, perché certo. Ricordiamo Zangrillo, un mentore, no? Un luminare. Ecco, bravo. Non dimentichiamo che adesso che Berlusconi, il cavaliere, si è preso anche lui il virus, viene fuori che è stata l'estate in cui il virus a 360 gradi ha colpito anche i ricchi. Potremmo dire anche i ricchi piangono. Sì, perché si diceva, Manfredi, è strano, i negazionisti, i complottisti, è strano che personaggi famosi, i politici, lo ha preso anche Briatore, che era un negazionista, non dimentichiamo che Briatore era un negazionista. Quindi qui riprendo, loro sicuramente incosciamente hanno utilizzato questo meccanismo di difesa primitivo, come si dice in psicoanalisi, proprio la negazione, una sorta, ti ricordi Pollyanna che diceva il mondo è bello, tutto è bello, oppure andiamo a Rossella O'Hara, domani è un altro giorno, si vedrà, è un continuo negare in verità la realtà che purtroppo magari è brutta, una realtà che non si può accettare a livello di coscienza e quindi abbiamo bisogno di difenderci, ma c'è anche molta paranoia, l'hai detto tu poco fa, certo. Quando si parla con persone come i negazionisti, i complottisti, io chiederei a queste persone che curriculum vitae hanno da un punto di vista del vissuto, perché mi preoccupano e mi spaventano, perché sono veramente molto, ricordi un tempo si diceva essere talebani, sono veramente molto talebani. Con tutto il rispetto per i talebani, perché un talebano è un cittadino del mondo, ecco. Tutti noi a colloquiare con queste persone ti attaccano, ti distruggono, ti mettono subito in un angolo e veramente sono capaci di poterti disintegrare in maniera molto social, come purtroppo succede, dove il leone da tastiera, come ormai lo chiamiamo, che non ha un contatto visivo a quattro occhi, faccia a faccia, vis-à-vis, ma dietro un computer, si è bravi tutti a non avere freni inibitori. Ecco che qui è fondamentale cosa. Io non credo che a questo punto sia giusto mandare i nostri figli a scuola. Sapete perché? Vi faccio riflettere su questo. Se io, Angela o Christian o l'avvocato, andiamo in ufficio, andiamo al lavoro, siamo soltanto noi ad andarci perché ci autoaccompagniamo, ma a scuola gli attori sono troppi, ci sono i genitori, ci sono i nonni, ci sono gli zii, c'è la babysitter, c'è troppa gente coinvolta nella scuola, quindi siamo a repentaglio tutti e non solo i miei, diciamo, suoceri e i miei genitori si preoccupano adesso se il bambino va a scuola e prende il virus, e se il bambino
sotto i 10 anni magari lo può prendere, ma in maniera blanda, però lo può portare ai nonni, e questi nonni, che poverini, si preoccupano perché hanno paura, da un lato, di prendersi questo Covid, dall'altro di non vedere più i propri nipotini, perché, certo, ragazzi, il rischio, ma poi dico, mi avete fatto la testa tanta quest'estate, ora che anche io dico, va bene, mi arrendo, il Covid è vero, esiste, il controsenso, il paradosso, ma allora perché riaprite le scuole se il Covid c'è? Dottore, chi cambia vacanze? Idea è sempre un... Allora, chi cambia idea comunque è sinonimo di intelligenza, eh? Solo sì, gli stupidi non cambiano idea, Ma infatti io non mi preoccupo del fatto che io cambio idea. Tempo fa ricordo che mi faceva a un certo punto, non so perché, simpatia a Salvini quando stavo al governo. Ho cominciato a pensare come Salvini, proprio per mettermi nei suoi panni. Molti mi attaccavano, come tu di destra, tu di sinistra, democratico, tu di qua, tu siciliano. A un certo punto ho pubblicamente detto, io ci ho provato a pensare come Salvini, però ho niente da fare, Salvini non è il politico che fa per me. Insomma, uno deve anche provarci a guardare il mondo con gli occhi degli altri, oppure certo, pensarla certo, un po'. Anche perché, come hai detto tu, l'intelligenza è un fatto di adattarsi alle cose. Certo. Tutti noi siamo in grado, se intelligenti, di adattarci al nuovo. Perché questa situazione è una situazione nuova, oggi non più tanto nuova, perché ormai i mesi sono passati. Oggi è un dato di fatto. Con grande civiltà, gli italiani che io vedo al supermercato o in altri posti, utilizziamo tutti la mascherina. Voglio giusto, dire, è giusto, è una buona norma. La mascherina fa parte di noi, per adesso, come se avessimo un orologio o avessimo gli occhiali. E devo dire una cosa, intanto devo dare spazio ad Angela, perché è un vulcano, Angela stasera ce ne riserverà delle belle, ce ne riserva delle belle, Angelina. Stasera Angela ci riserva un po' di pasticcini, sicuramente. Allora, devo dire che al sud, a discapito del signor Feltri, giornalista del giornale Il Tempo, al sud le regole le abbiamo rispettate dal primo momento e si è visto, perché laddove abbiamo veramente un tasso di contagi alto in questo momento, è pure vero che molti contagi ci arrivano dal mare in realtà, non siamo noi che viviamo in questa città, e quando dico noi siamo gli italiani, gli eschimesi, i talebani, gli africani, chi vive qua a Palermo non è che ci sono molti contagi, ecco, i contagi stanno arrivando dal mare, anche lì io lo vedo comunque figlio di un governo malato questo. Intanto, prima di dare spazio ad Angela, abbiamo l'avvocato Camillo Annone, che sicuramente non si può collegare, e ci ha chiamato, ascoltiamo. Avvocato, buonasera. Buonasera Cristian. Buonasera. Bene, è in diretta sul canale 93 Video Sicilia, in diretta Facebook, siamo in tantissimi già in trasmissione, c'è Angela e il dottor Manfredi Campanella che sentono la sua mancanza così come me. Come sta, avvocato? Grazie, allora tanti saluti per il pubblico che vi sta seguendo, un saluto particolare per il dottor Campanella ed anche per la signora Angela. Grazie, bene, ricambio. Grazie, sono ancora in ferie, Cristian. Lei è ancora in ferie, avvocato, quando ritorna in trasmissione? Perché la gente mi chiede di lei, perché vuole il parere legale, avvocato, quando ritorna in diretta? Ho capito. Allora, io sicuramente sarò in diretta con voi alla fine di settembre, perché rientrerò il 10, però devo di nuovo riorganizzare tutto il lavoro, quindi okay, alla fine di settembre indubbiamente sarò in vostra compagnia. Ok, quindi per tutta la stagione sarà con noi, giusto avvocato? Certo, quindi possiamo invitare a coloro che hanno delle macagne legali, che possono comunque contattarci in diretta. Intanto avvocato, noi stiamo parlando questa sera di questo governo, a mio avviso, malato. Ma quando dico malato dico marcio, cioè non malato, che dire malato è offendere chi ha dei problemi di salute, è un governo marcio. Una sua perla prima di chiudere,
Ma cosa ne pensa di questo, di queste elezioni di giorno 21? È a favore del sì o è a favore del no? Una sua idea. Certo. Allora, è sempre una mia opinione personale, ovviamente, ecco, che potrebbe e può essere condiviso o meno. Certo. Io propenderei e sarei orientata per il no e non per il sì. Ok, poi allora avvocato, l'aspettiamo comunque nella diretta che sarà presente perché lei mi deve spiegare il no, che io condivido, io non so il perché le vorrebbe dire no, so perché lo vorrei dire io no e sicuramente dirò no, ma voglio che lei mi spieghi il suo punto di vista. Intanto per adesso la salutiamo, la ringraziamo e ci segua su Facebook, avvocato, almeno quello, metta le cuffiette anche se in un locale e ci ascolti, va bene? La saluto, avvocato. La saluto, buona serata, la saluto. La saluto, la saluto. Arrivederci, avvocato. E il nostro avvocato Angela ci porta fortuna. Allora, Angela, Angela, tu sei bella arrabbiata stasera. Angela, stasera Abbastanza. alle 18 mi ha mandato un messaggio che mi ha fatto sorridere, che oggi per me è stata una giornata un po' pesante, un po' impegnativa, non ve lo dico, sono fatti miei, e sarà molto impegnativa. E devo dire che mi ha fatto tornare il sorriso, che ascoltate il messaggio che mi ha mandato alle 6, l'ho ascoltato dopo cena. Ero nero, nero, stanco, arrabbiato. Quel messaggio mi ha fatto sorridere. Angela, intanto parliamo di quel messaggio. Il vaccino, perché ti fa paura, Angela? E perché ti fa tanto paura e ti senti chiamata in causa quando senti dire le persone anziane da sono Che obbligate a io fare il non sono vaccino? anziana. Numero uno, che non sono anziana. Secondo, dopo non me lo vorrei fare, per parte che sono allergica, perché avevo 10 anni quando ho fatto il vaiolo, infatti non c'ho la famosa stampa, non ce l'ho, grazie a Dio, perché ho un marchio della bestia per me. Quindi ho paura di fare il Addirittura. Hai vaccino. Sì. E paura di farti il poi vaccino? perché Quindi questo vaccino? Perché questo vaccino? perché Non vedo il motivo. ricordiamo che il vaccino del Covid contiene anche il vaiolo, cioè questo viene E io molto sono omesso. allergica. Dottor Campanella, lo omettono tanto, ma di vaiolo ne sono morti in tanti, eh? Dal vaccino del vaiolo, guarda, ha creato veramente una moria di persone allucinanti. La gente ha Io paura, sono proprio la allergica, prima cosa che grazie dice, dottore, il vaiolo, perché sto vaiolo fa così paura? Oggi, nel 2020, non dovrebbe preoccuparci tutto sommato, no? a Dio. Sì, hai ragione, il vaiolo fu il virus che ha ucciso, se non sbaglio, Re Luigi XV. Siamo ancora nella Pensa un po'. Francia infatti, dei re del 1700 e qualcosa. È inevitabile che i vaccini, chi se li fa, sceglie liberamente, ma dobbiamo anche poter scegliere di non farceli, perché noi produciamo continuamente gli anticorpi di cui Certo. abbiamo bisogno per sopravvivere. Io voglio assolutamente invitare le persone a domandarsi spesso perché molti di noi quest'anno non hanno neanche beccato l'influenza che hanno beccato sino al 2019, non si sono beccati neanche un raffreddore e neanche la tosse. Insomma, io faccio Anche se parte ovviamente. il virus influenzale è già in circolo, dottor Io Campanella, eh? ce l'ho, Già io ce l'ho. il virus influenzale è già in circolo, e sta circolando anche bene, devo dire. Ma Sì, perché però Angela ecco, sì, si sente prego. obbligata? Angela si sente obbligata, quindi ha sentito questa notizia che le persone mature, in qualche modo sono obbligate a fare il vaccino. Perché devono obbligarci se è una cosa che ci può salvare la vita? Perché me lo devi imporre? O non me lo, invece di spiegarmelo bene il vaccino, raccontamelo il vaccino. Perché me lo vuoi imporre? Perché se me lo imponi, non avendo più fiducia nel governo che mi sta non tutelando in questi mesi, non mi ha tutelato perché ha omesso, ha nascosto dati, ha nascosto i numeri, perché di Covid ci sono stati morti, ma i numeri non sono quelli. Io ho sentito Zaia che diceva proprio ieri in un'intervista che nel momento in cui un paziente viene ricoverato in ospedale, anche se è asintomatico e muore di infarto, non
di Covid, di polmonite e quant'altro, un asintomatico che viene ricoverato perché viene, ha un infarto, ok? Ed è asintomatico e muore per l'infarto. Comunque Zaia diceva che veniva catalogato come morto per Covid-19. E là l'errore nell'omettere i numeri, perché se noi, se mi dichiari 50.000 morti, ma quei 50.000 morti sono la metà Non esistono asintomatici proprio. e hanno malattie che sono il tumore, sono morti di realtà di tumore, di cuore, di infarto, di cirrosi epatica, cioè perché poi mi vai a catalogare tutti come Covid? Loro, Zaia ha spiegato un po' il meccanismo che anche per lui stesso era contorto, perché poi giustamente i numeri veri e propri non ce li ho più, non so più quanti sono morti di tumore, non so più di quanti sono morti di infarto, non so quanta gente si è ammalata di leucemia perché Sì, stanno qui con la sanità, è li ho normale. catalogati tutti come Covid. Quindi una persona come Angela, se lei deve dare un consiglio, dottore, per convincerla, perché il vaccino in realtà serve. Cosa vorrebbe consigliare? Angela, come il nome di tutte le persone che ci stanno seguendo, sia su Facebook che sia sul canale 93 Video Sicilia. Poi Sì, torno mandiamo un la attimo pubblicità. indietro, faccio un passo Sì. indietro. Quello che sta succedendo in tutto il mondo riguarda questo Covid-19, questa pandemia. Qui non si tratta della malattia che non diventerà mai una pandemia. La cirrosi epatica, il cancro al fegato o qualsiasi altro tumore non saranno mai pandemici, perché comunque Certo. nel mondo, oppure l'infarto, il diabete, queste sono Sì. malattie. Ma l'influenza, il virus, può attaccare tutti indistintamente. Certo. Poi se che ci sia una situazione pregressa, una polmonite, un asma, eccetera. Però questo vorrei precisare. Il Covid è un virus a livello mondiale che uccide indistintamente chiunque incontri sulla sua strada. Ok, Questo però vuol se è dire. diventato, un virus pandemico, in realtà la colpa è sempre dei poteri forti, ecco perché il popolo ha Ma paura. questi Il poteri popolo non si è forti, tutelato Michelo, perché quando il virus diventa pandemico perché? Perché la Cina ha omesso i veri dati, la Cina ha nascosto i numeri. In Italia, che c'era quasi una pandemia in atto, si sapeva da febbraio. Anzi, forse da fine gennaio, siamo stati chiusi il 9 di marzo. Siamo stati chiusi il 9 di marzo. sì. Perché il Parlamento si riempie di mascherine a gennaio? Perché sai la verità e tu me lo comunichi quando già è in circolo, quando già la gente che era infettata a Wuhan è arrivata in Italia, è arrivata in Europa. Non ci difendi quando il primo cittadino a portare il virus in Europa è un tedesco e veniamo beffeggiati da tutta Europa, Francia, Olanda, Germania, quando in realtà il Ancora cittadino che portò il continuano, virus in Europa e è ancora stato un continuano. tedesco e l'Italia non ci ha tutelati in niente, ci hanno venduti allo straniero. Ragazzi, siccome abbiamo una cosa che si chiama tassativo, è la pubblicità, dobbiamo riparlare dopo la pubblicità perché altrimenti non possiamo andare avanti. Siamo qua grazie a loro. Ci vediamo fra un pochino, non cambiate canale e mi raccomando. Condividete se ci state seguendo tramite Facebook, a tra poco. Fanno la differenza. Publimage, nella nuovissima struttura puoi organizzare ed ospitare i tuoi meeting, conferenze, corsi di formazione, casting, riunioni di lavoro, presentazioni di campionari con allestimento personalizzato, colazioni di lavoro, mostre, presentazioni editoriali, tutto questo mettendo a tua disposizione personale altamente qualificato e mezzi di sicuro impatto.
un'elegante sala showroom per valorizzare la tua immagine e le tue presentazioni. Uno staff di professionisti sarà sempre a tua disposizione. Publimage, polifunzionale. Soddisfare le tue esigenze è il nostro piacere. Potrai affidarci, se lo desideri, l'intera organizzazione del tuo evento. Professionisti seguiranno l'evento senza che tu debba mai preoccuparti. Chiamaci allo 091 98 25 352. Saremo da subito al tuo fianco, operativi, regalandoti un'impronta di alta professionalità. Publi-Image, pubblicità, moda, spettacolo e produzioni televisive di Giusy Randazzo, nata nel 1991, è una delle agenzie di eventi storica nel territorio. Ti aspettiamo a Palermo in via Mario Rapisardi 15. Publi-Image. Sono i dettagli che fanno la differenza. Esoterismo. Tarologia. L'esperto Christian vi porterà ad esplorare i segreti più tormentati del vostro cuore e della vostra anima. Fidati all'esperto Christian e la tua vita avrà un sorriso in più. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni. Un abbraccio a Publimage TV, grazie. Grazie a tutti, Publimage TV, continuate a seguirci. Ciao. Publimage TV, cosa posso dire? Grazie, grazie per lo spazio che ci concedete, grazie per l'affetto, grazie per l'amore, grazie a te. Fiumi di parole, fiumi di parole tra noi, prima o poi ci portano via. Un abbraccio enorme, forte, Publimage TV. Per parlare di Publimage TV, cioè, ma ti prego, è come dire io, ma io seguo solamente voi. Allora, un grande abbraccio a Publimage TV, un bacione da Davide De Marinis. Ci vediamo presto. Morandi, Morandi, portalo a Sanremo, portalo a Sanremo. Oh yeah! Publimage TV, basta un click e accendi la tua TV. Publimage TV. Ben rientrati nuovamente in diretta. Allora Angela, intanto volevo ringraziare a tutti coloro che stanno condividendo la diretta su Facebook e anche a coloro che sono sintonizzati sul canale 93 Video Sicilia. Vi ricordo che ci potete seguire dove volete, se vi va comodo, seguirci dal cellulare, ci seguite da lì, tramite Facebook, sulla pagina diciamole in coro, su YouTube, oppure in TV sul canale 93. Angela, tu eri preoccupata anche per la questione scuola, cos'è che ti preoccupa? Certo, mi preoccupa perché con mia prima esperienza da nonna e mia figlia da mamma, una bambina di 5 anni e mezzo, abituata a stare sempre a casa, e, cioè si vede in una scuola che non ha libertà, cioè si sente incatenata con la mascherina, cioè non mi sembra proprio, per me è una cosa assurda, potevano continuare a farlo online, ma siamo costretti che la bambina a scuola non ci andrà. A parte dottor che abbiamo portato già tutto, però non è quello il problema. Dottor Campanella, perché nelle persone si
in tutti noi, perché io da papà ho paura veramente. Io mi pongo il problema ogni giorno: mandare a scuola, non mandare a scuola. Io ho una ragazza al quinto superiore, una ragazza in seconda media. Ho paura perché nelle nostre menti scatta questa paura, quasi un voler proteggere a tutti i costi, non sappiamo da cosa, ok? Però vogliamo proteggere i nostri figli. Perché siamo così più accaniti oggi? Beh, iniziamo ad avere paura magari quando siamo molto piccoli, quando si ha paura del buio, no? E allora chiediamo a mamma e papà di poterci accogliere nel lettone. Poi siamo noi che diventiamo Certo. adulti e cerchiamo anche di capire le ragioni della paura dei nostri figli. Quando poi è una paura condivisa, perché i media, i social, e le persone che fanno da coro a queste notizie così negative, allora continuamente siamo bersagliati di negatività. Soltanto che noi, se dobbiamo continuare a rimuovere la paura, a un certo punto è come se il vaso traboccasse, perché poi c'è la famosa goccia che lo fa traboccare. Pensate che la più grande paura che gli esseri umani, tutti, ogni giorno rimuovono è la paura della propria morte. Passata quella paura che viene spesso rimossa, messa da parte, perché se no non si potrebbe vivere se ogni giorno avessimo paura di fare tutto e uscire di casa. La cosa triste è che a qualsiasi orario, a cena, a pranzo, a colazione o nel pomeriggio, i nostri bambini vengono a sapere che in Italia, a Palermo, nel mondo, un papà ha ucciso una mamma e un figlio. E allora tuo figlio ti guarda e dice: papà, ma com'è possibile che un papà possa fare del male al proprio bambino? E tu ti senti molto imbarazzato. Queste notizie continuamente che irrompono nei nostri vissuti quotidiani sono, secondo me, da un po' di tempo a questa parte, ormai da anni, il terreno fertile dove tutte le nostre paure ormai non riescono più a essere rimosse. Se ci pensiamo, finito Sanremo, dopo che io lo vedo ogni anno perché mi piace molto, perché è una trasmissione che seguo fin da bambino, che se ne dica mi piace, ma quando è finito Sanremo è iniziato il lockdown, vi ricordate? Sì, Ecco, sì, sì. Sanremo ci aveva tutti un po' ubriacati. Ci aveva creato quella sensazione meravigliosa di poterci sintonizzare su Rai 1, vedere Fiorello, vedere Amadeus e tutto il resto. A un certo punto, però, siamo finiti con l'essere talmente risucchiati da quello che succedeva in Cina, Wuhan, e poi da quello Un che è vortice. successo, infatti. Quindi, nessuno poteva immaginare che a livello mondiale, ecco, riflettiamoci, mi metto dalla parte dei complottisti. Quindi il complottista dice che a livello mondiale i potenti della Terra, che non sono né Trump, né Conte, né Putin, ma sono quelli che stanno dietro a quelli che noi guardiamo come potenti, stanno, chissà per Bill Gates, per esempio, stanno creando una popolazione spaventata, gli uni contro gli altri, creando continuamente confusione perché vogliono assumere il potere su tutti noi. Io, per quanto posso essere amante della fantascienza, ragazzi, io a questo non ci crederò mai. Qui si tratta Però però di una è pure vero. globalizzazione Sì. dell'evento negativo. Mentre le cose che succedevano in Italia succedevano soltanto in Italia e non se ne aveva notizia, oggi con la globalizzazione tutto sappiamo, anche degli angolini in Nuova Guinea o in Papuasia o non so dove. Cioè, ci devono dire coloro che Ovviamente passano. prima dell'avvento di internet, dottore, sicuramente succedevano grandi tragedie nel mondo, ma non avendo Ma internet non non le venivano, sapevamo queste ecco, cose, non è si veniva ovvio. sempre continuamente bersagliati da queste notizie così negative di terremoti, di ghiacciai che si sciolgono. Ok, è un dato di fatto. A livello epocale e storico, il mondo sta subendo un grande cambiamento. Però, se nel nostro piccolo questo cambiamento, per fortuna, ancora non si avverte, perché sentirmi in colpa? Io non devo Certo. sentirmi in colpa per quei morti
a Bergamo o in altre parti del mondo. Io mi dovrei sentire in colpa per chi è morto, che avrebbe voluto vivere con tutte le sue forze, e chi invece rinuncia a vivere perché si spaventa di vivere. Perché si cerca di creare però una violenza psicologica. È la stessa cosa quando sente... Allora, a me è passato, mi ha fatto sorridere tanto il comportamento di alcune situazioni. Ci sono delle associazioni, dottore, cioè io parlo per dato di fatto, cioè l'ho constatato sulla mia pelle, ci sono delle associazioni umanitarie che sfruttano moltissimi volontari. Il volontario è colui che teoricamente ha mezz'ora libera e la dona al prossimo, ok? In realtà, per quello che ho vissuto io come esperienza, il volontario era obbligato a mantenere le ore come se fosse lavoro, e se il giorno di festa voleva stare con la propria famiglia si veniva bersagliati con dei messaggi tipo: ma tu non ci pensi a tuo fratello che vive per strada o che sta male, che non ha cibo, ok? Quella è violenza psicologica. Io gli stessi personaggi li ho visti quest'anno sulle barche, sui yacht, a mangiare pesce fresco. Mi veniva da commentare: ma come fai a mangiare pesce fresco con i tuoi fratelli che sono per strada, certo, che dormono? Quindi la violenza psicologica viene fatta apposta, viene creata ad hoc. È pure vero però, dottore, che sono delle situazioni anomale. Angela ha ricevuto una chiamata, perché molti sanno che Angela fa questa trasmissione, ha ricevuto una chiamata di una signora che ha avuto un'influenza. Vorrei che lo raccontasse Angela. Io avevo chiesto a questa signora proprio di intervenire in diretta, non lo so se lo farà Angela, l'esperienza di questa signora che ha avuto questa influenza e si sospettava Covid o non Covid, ce la vuoi raccontare in parole tue? Non ha più chiamato suo figlio, dove chiamare suo figlio? Non ha chiamato nessuno, siamo qui in diretta. Allora, questa ragazza abita a Cremona. Quindi lei è un tipo che esce spesso, va a Bergamo e poi ha una bambina, gioia mia, che è sofferente, quindi la porta spesso in ospedale nelle altre città. E si era trasferita a Verona, che è stata di battesimo, che il fratello battezzava il bambino. Quindi c'erano tanti parenti delle altre città. Questa ragazza il giorno dopo incominciò ad avere la febbre altissima, tutta dolori, stanca, vomito, diarrea, insomma stava malissimo, proprio male. Ha chiamato il medico gli disse subito: mettiti in una stanza solo, in quarantena, non andare da nessuna parte, non uscire, ti raccomando. La ragazza giustamente piangeva perché dice: ma può essere mai che io c'ho il Covid? Noi ci chiamavamo spesso dicendo: Daniela, come stai? E lei sempre ripeteva che era stanca, la gola arrossata, la tosse uguale a quella mia, anche questa ragazza soffre di bronchite asmatica. Gli hanno fatto il tampone. Un attimo, Angela, abbiamo una chiamata in diretta. Vediamo chi è. Pronto, ciao, sei in diretta, chi sei? Pronto, io sono il figlio della... di mia mamma di cui stiamo parlando ora. Ok, perfetto, grazie per la tua telefonata. Ci vuoi raccontare cosa è successo a mamma? Dare una buona serata al dottor Manfredo Campanella, ad Angela, a Cristian, anche buona serata a tutti quanti. Grazie, allora, grazie. Raccontaci l'episodio. Allora, quello che è successo è questo. Allora, praticamente dopo che abbiamo fatto un piccolo viaggetto con la nostra famiglia, tipo il giorno dopo siamo rientrati a casa, tutto quanto normale, e mia mamma ha avuto dei sintomi influenzali, ecco. E ovviamente subito abbiamo chiamato il dottore, gliel'abbiamo detto, gli abbiamo spiegato quanti sintomi che aveva: febbre, mal di gola. Mamma ha chiamato il medico curante o ha chiamato il 1500? No, il suo medico, okay. Il suo medico ha chiamato. E praticamente il suo medico è partito subito in quinta dicendo: Covid, tampone, facciamo subito il tampone. Vabbè, abbiamo fatto il tampone, poi qua bisogna aspettare 3 giorni per avere il risultato. Tampone. E abbiamo aspettato il risultato del tampone, è stato negativo, fortunatamente, no? Okay. Però lei, siccome aveva ancora questi sintomi qui, in ospedale, ha rifatto ancora il tampone, negativo ancora questa volta, e praticamente, cioè, se tu adesso hai dei sintomi influenzali come un semplice raffreddore,
adesso viene presa come COVID, uno stress psicologico e ti dicono tu c'ha il Covid, poi dopo arriva il risultato e Covid non ce l'hai, il Covid è solamente una normale influenza che l'anno scorso si passava come una cosa banale. Ok, quindi mamma ha fatto il tampone per due volte ed è risultata negativa tutte e due volte? Sì. Ma lo deve rifare una terza volta il tampone? No, assolutamente no, perché adesso lei è negativa, quindi okay, il tampone non lo farà più, penso. Però finché lei non finisce tutti i sintomi, cioè non ha niente, lei deve stare in casa, in quarantena, finché lei non ha niente, ecco. Ma quindi ha l'obbligo della quarantena, anche se è negativa al Covid? Ha l'obbligo di non uscire di casa, l'obbligo, anche se non ha Covid. Capito? Questo è il problema. Infatti l'ospedale di Cremona che lei è andata gli hanno fatto 350.000 domande, ovviamente, cioè, anche loro devono fare una giusta perizia, però certo, cioè, ti mettono uno stress psicologico che a un certo punto tu stessa ti convinci di avere il Covid, ecco. Guarda Nicolò, io ti ringrazio per la tua testimonianza, hai parlato a nome di mamma e ti ringrazio. Adesso continuate a seguirci perché tratteremo questo argomento ancora a fondo. Mi sto guardando a vedere una bellissima trasmissione. Grazie, un bacione, condividici e mi raccomando, seguici sempre. Ciao. Allora, dottore Manfredi Campanella, com'è possibile che una persona negativa per due volte al tampone comunque sia obbligato a fare la quarantena? Cioè, io rimango scioccobasito, come dire. Innanzitutto ringrazio Nicolò per il fatto di aver chiamato, di averci fornito questa storia che ha vissuto sulla propria pelle e che sta vivendo sua mamma. Sembrerebbe quando si raccontava la favola di al lupo, no? Sì, continuamente sì. Si cerca di spaventare gli altri e poi veramente quando magari il lupo arriva nessuno ci crede e il povero stupido stolto che non ha fatto altro che spaventare tutti alla fine ci rimane. Ora, cos'è importante? È importante ribadire che se noi non ci rivolgiamo a più punti di vista, perché fondamentalmente se un tempo avevamo dei punti saldi, dei punti di riferimento importantissimi, dal quale ovviamente non potevamo prescindere. Vi ricordate? Avevamo veramente le idee molto chiare un tempo. Oggi non siamo più sicuri di nulla, perché, ribadisco, la nostra mente non può sopportare troppi stress tutti in una volta. La nostra mente, in verità, è ancora la mente di 300 anni fa. È vero che le nostre tecnologie ci hanno sicuramente portato ad evolvere, ma i meccanismi di difesa con cui la mente si difende da sempre sono sempre gli stessi. Freud parlava di rimozione, è un meccanismo di difesa. Prego Cristian, rispondi. No, è caduta. Ah, è caduta. Dico, la nostra mente, ribadisco, non può sopportare tutti questi stress. Sì. Perché fondamentalmente è come un vaso. Quel vaso, una volta che si è riempito, c'è la classica goccia che lo fa traboccare. Certo. Quindi noi non possiamo tollerare troppe situazioni negative tutte assieme, perché sbarelliamo, andiamo fuori di testa e lo vediamo che le reazioni sono le più sconsiderate, le più diverse. C'è chi va e diventa negazionista, complottista, paranoico, c'è chi vede il nemico ovunque, c'è chi non parla più al proprio vicino perché ha indossato la mascherina. Però c'è anche chi, dottore, crede al virus come la signora di prima. In realtà, in maniera del tutto molto serena, che cosa fa? Chiama il dottore, giustamente, per essere in regola con te e anche verso gli altri, ok? E poi si pente di aver chiamato perché comunque non ha il Covid, viene obbligato alla quarantena, che non si capisce il perché, quasi un sequestro in casa sua senza avere il Covid. Quindi capisce questa signora poi come potrà raccontare la sua vicenda in giro, cosa dirà?
Ovviamente è un'altra persona che se prima credeva al Covid si sente presa in giro. Christian e Angela, vi faccio una domanda diretta. Attualmente le persone che hanno detto con tranquillità a livello mediatico che hanno il Covid sono le persone più importanti, o meglio ancora più famose, da Zingaretti del PD a Berlusconi, a Briatore. Le persone come noi, secondo me, se dovessero avere il Covid, non lo andrebbero a dire neanche al proprio medico, neanche alla propria moglie. Perché si vergognerebbero. Non so se è una questione di vergogna. Io non so se alla fine chi il Covid lo prende ne faccia poi un uso e consumo. Chiediamoci, e qui magari sono un po' complottista, ogni tanto anche io lo faccio. Intanto salutiamo Giusto Rosa che scrive: buonasera a tutti, trasmissione azzeccata per questo periodo strano che stiamo vivendo. Grazie Rosa per il tuo commento. Mi raccomando, condividete la diretta su Facebook, ovunque condividetela e scriveteci. I vostri commenti verranno passati in sovraimpressione. Seguiteci in TV e se vi va, chiamate in diretta, dite la vostra, il vostro pensiero, sempre nel rispetto di tutti, sempre nel rispetto delle regole, delle leggi, ma dite il vostro pensiero, fate sentire la vostra voce, abbiate il coraggio di vivere la vostra vita. Siamo molto spesso spettatori delle vite degli altri, a volte spettatori anche della nostra stessa vita, quindi molto spesso abbiamo una vita veramente inutile. Rendiamoci protagonisti, quindi chiamate il numero, dite la vostra senza paura, perché vi ricordo che per fortuna viviamo in un paese democratico dove ancora sembrerebbe ci sia libertà di parola e di stampa. Prego Angela, se tu oggi dovessi dare un consiglio a una persona, che abbiamo gli ultimi minuti, se tu dovessi dare un consiglio a una persona che deve mandare il bambino a scuola, tu lascia stare che tu hai la nipotina, ok? E quindi sei parte del problema, ok? In maniera razionale, tranquilla, ok? Cosa consiglieresti al pubblico, a chi ti sta seguendo a casa? Mi fai stare a casa. Quindi comunque il tuo pensiero è sempre quello, di tenerli a casa. Dottore, secondo me molte insegnanti avranno le classi vuote quest'anno, non lo so, è un mio pensiero, ma si prevede veramente un anno scolastico con i fiocchi. Mi sa che si ritornerà allo studio. Io ribadisco la mia volontà di non mandare mio figlio a scuola, perché non voglio per nessun motivo che quel povero... Abbiamo una chiamata in diretta, scusate. Ciao, sei in diretta, chi sei? Ah, signora Maria Costanzo, perfetto, ci dica. Allora, io direi che, cioè, che con questo Covid io mi avvio a scuola, non so se io la mando, perché una bambina al momento di recreazione deve essere indossare la mascherina e non solo, e deve stare sola per giunta nel banco, perché se la bambina va a scuola il Covid non lo porta pure a casa. Certo. Ancora ci devo pensare, perché già io voglio... Infatti il dottor Campanella, signora Maria, l'ha detto prima, il problema della scuola è molto più vasto, in quanto in realtà a scuola non ci sono soltanto le insegnanti e i bambini, ma ci sono i genitori, le tate, i nonni, quindi c'è un esercito pronto che potrebbe essere una bomba comunque virale che esplode all'improvviso. Infatti, come mia mamma due settimane fa è andata all'ospedale, appena mia figlia di 6 anni, che deve fare 6 anni, ha visto a un dottore con tutta la tuta bianca, la mascherina si è impaurita, la bambina è normale. Se qualcuno ci sente,
Ok, e ci deve, e questa trasmissione nasce per questo, a differenza delle altre trasmissioni che danno voce al politico di turno, al personaggio famoso di turno, noi siamo l'unica trasmissione che diamo in realtà voce a voi, al popolo, perché noi, io e Angela, apparteniamo al popolo e vogliamo dare parola a voi, perché siete voi che vivete durante il quotidiano i disagi, le difficoltà, le umiliazioni che a volte questo governo ci ha costretto a vivere. Intanto la ringrazio Maria, ci continua a seguire, grazie, buona serata. Allora, dottor Manfredi Campanella, abbiamo le ultime battute, ma io glielo devo chiedere, io non so se è una fake news, ma ho letto un po' qua e là che a quanto pare, se è mia figlia X, così non tocca i figli degli altri, se è mia figlia a scuola gli sale la febbre a 37 e mezzo, il docente è tenuto a chiamare l'ASL, non il mamma e papà, l'ASL, ho letto, non so se è vero, l'ASL prende in custodia il bambino e fino a quando non si ha la sicurezza che non ci sia il Covid, e nel caso ci sia il Covid non faccia il tampone e risulta poi negativa, quindi si negativizzi, il bambino, il genitore non lo vede. È vera questa notizia che ho letto? È una fake news, mi dica che è una fake news, perché sennò è veramente bene. È una porcata pazzesca questa, bene, eh? Io non dico che è vera la notizia, però è logica. In che senso? Se io ho 37-38 di febbre e la mia maestra mi dice di andare nella famosa stanza, perché ci sarà una stanza dove c'è scritto stanza Covid, dove dovremmo trovare questo fantomatico medico scolastico che ancora oggi non esiste. Il medico scolastico non è mai esistito. Comunque, logicamente, credo che sia giusto e allo stesso tempo sbagliato. Ma intanto, scusate, le mamme che hanno partorito quest'estate o molto prima, durante il lockdown, hanno partorito in solitudine. Sì. I propri mariti, i neopapà, non hanno partecipato al parto e non li hanno viste se non dopo qualche giorno, settimana. Il bambino verrebbe prelevato, portato nell'ASL, al pronto soccorso, i genitori vengono subito informati, ma i genitori non possono incontrare il bambino, dato che il bambino potrebbe portare loro, ma in verità dobbiamo chiederci se questo bambino è a scuola con 38 di febbre, fino a qualche ora fa era a casa. Quindi dovremmo prendere l'intero condominio, se è un condominio, l'intera famiglia, insomma. È pazzesco, siamo stati così bravi. Lo so, dottore, però fino a quando ne parliamo è una cosa, quando lo viviamo è un'altra, perché e come infatti, si dice, ci sono dei testi che non posso dire perché siamo in diretta televisiva e ho un massimo rispetto per il mio pubblico che da 20 anni mi segue. Però dottore, se a lei arriva la chiamata che il suo piccolino, io conosco il suo bambino, un bellissimo bambino, arriva la chiamata e le dicono Sofì è stato prelevato, mi creda, da papà diventa matto, le toglie il medico, toglie la professionalità, toglierà l'educazione, perché diventa matto. A quel punto siamo io stati. Sto pensando in quel momento lì, quando me lo dicono, a mio figlio terrorizzato e al trauma che gli si può far subire. Quindi io mi metterei subito In angoscia, mi metterei come in una posizione da ariete, romperei qualsiasi porta per prendere mio figlio e portarmelo via. Io la ringrazio per l'onestà. È meglio che curare. Io la ringrazio per l'onestà, dottore, perché lei poteva benissimo fare la bella figura e dire no, ma è giusto così, le regole sono regole. Ma siccome davanti all'amore di un figlio la regola non è regola, non esistono regole. No, non esistono perché regole. Io papà so che mia figlia viene prelevata, non so, a mia figlia gli può venire anche un infarto per il terrore, la paura, quello che si innesca nella mente di un bambino, che problema gli può portare a livello psicologico, perché noi sottovalutiamo questo aspetto, ma noi siamo devastati a livello psicologico. Cristiane Angela, io voglio sottoporre per la prossima puntata. Si è parlato di tutto, ma non si è mai parlato di dare un supporto psicologico ai medici, agli infermieri e a tutti gli italiani. Non esiste ancora oggi una figura di psicologo negli ospedali, nelle scuole, nei supermercati. Infatti, questa figura non vuole, perché guarda, ve lo dico con cuore in mano,
col cuore infatti. In mano. Allora, ragazzi, sì. Ragazzi, siamo in televisione, purtroppo il tempo è finito. Se il dottore è disponibile martedì, parliamo di sì. Questo. La figura dello psicologo in questo momento, da sempre, ma in questo momento ancora di più, è fondamentale, la dobbiamo mettere obbligatoria nei posti di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, ovunque, perché siamo tutti matti. Ragazzi, dico, io vi ringrazio. Cristian, io vi ringrazio. Sì, però devo chiudere perché ci tagliano ed è brutto senza salutare. Dica. No, tranquillo. Siamo l'unica professione che può fare prevenzione. Ok. E non lo vogliono. E martedì ci sarà il continuo. Angela, il tuo saluto per il tuo pubblico. Una buona serata a tutti. E vi raccomando, l'unione fa la forza. Non mandami i bambini a scuola. Olè, dottore, il suo saluto. Condivido, sono contrarissimo, saluto tutti, non mandate i vostri figli a scuola, io il mio non lo mando. Io manco. Io vi dico, fate quello che volete, però fatelo con etica e con parsimonia. Vi rimando alla nostra prossima puntata, martedì, okay. Sempre su Facebook, sempre sul canale 93. Salutiamo Video Sicilia che ci ospita per queste 12 puntate. Che dire, come dico sempre, diciamolo in coro, no alle giustizie. Un bacione, buonanotte. Ciao. Buonanotte, buonanotte.